In seguito ad un recente scandalo, Apple ha fatto sapere che per tutto il 2018 la sostituzione della batteria per gli iPhone avverrà al prezzo di 29 euro invece che del tradizionale di 89. Cerchiamo quindi di capire in questa guida quali iPhone possono effettuare questa sostituzione a prezzo ridotto, come capire se la nostra batteria è effettivamente da sostituire o meno e come effettuare la sostituzione. Innanzitutto, andando sul sito ufficiale di Apple, possiamo vedere che questa assistenza fuori garanzia, 29 euro, avviene per gli iPhone 6 o successivi. Per tutti gli altri modelli, infatti, il prezzo rimarrà standard a 89 euro. Ovviamente, se la batteria si dovesse essere danneggiata, e in seguito vedremo come farlo, entro un anno dall'acquisto dell'iPhone, quindi quando è ancora in garanzia, o se possediamo l'Apple Care, la sostituzione potrà essere effettuata gratuitamente. Per vedere lo stato di usura della nostra batteria, andiamo sul nostro iPhone ed entriamo nell'App Store. Da qui, dopo aver selezionato in basso a destra il pulsante cerca, andiamo a cercare nell'App Store Battery Life. Eccolo qua, il primo risultato. Andiamo quindi a scaricare l'app sul nostro telefono. Una volta completata l'installazione, avviamo l'app. Fin da subito potremo vedere lo stato di usura della nostra batteria, nel mio caso del 13%. Bene, allora due considerazioni. Se siamo fuori garanzia, a questo punto possiamo valutare in base al livello di usura se ci conviene o meno sostituire la batteria. Personalmente ritengo che se il livello di usura ha superato il 20% possa valer la pena, specialmente adesso che i prezzi sono così abbassati. Se abbiamo ancora il telefono in garanzia, per valutare se portarlo o meno all'Apple Store, perché ovviamente lì effettueranno un test, andiamo a vedere cosa dice il sito ufficiale in merito. Dal sito ufficiale troviamo scritto che per iPhone la batteria è progettata per conservare l'80% della capacità per 500 cicli di carica completi. 500 cicli tendenzialmente si effettuano in poco più di un anno, tenendo conto che appunto un ciclo di carica completo lo effettuiamo perlomeno una volta al giorno, mettendolo in carica la notte quando andiamo a dormire. Quindi se vediamo che il livello di usura ha superato il 20%, possiamo portare il telefono senza problemi all'Apple Store e effettueranno la sostituzione gratuita. Se comunque lo vorreste sostituire in ogni caso, sappiate che al prezzo di 29 euro, anche se l'avete in garanzia, potete effettuarlo se magari avete un livello di usura inferiore. È da tener conto che per questo anno chiunque potrà presentarsi con un iPhone di quelli selezionati e effettuare la sostituzione a questo prezzo, perché Apple ha garantito che non verranno effettuati nessun tipo di test quando porteremo il telefono, quindi anche se dovessimo avere il 2% di livello di usura effettueranno la sostituzione a 29 euro la prima volta. Se dovessimo ripresentarci per due volte lo stesso anno a farci risostituire la batteria, nel secondo caso allora il prezzo diventerà pieno a 89 euro. Bene, una volta chiarito questo, vediamo come effettuare la sostituzione. Abbiamo due modi. Ovviamente o ci presentiamo all'Apple Store, e in quel caso lì fissiamo l'appuntamento e ci facciamo sostituire la batteria, oppure possiamo farci comodamente venire a prendere a casa il telefono e farcelo poi riportare con la batteria sostituita. In questo caso, come specificato qui nella parte più in basso, dovremo aggiungerci un supplemento di 12,20€ per le spese di spedizione. Vediamo come fare in questo secondo caso. Ci portiamo nel link, che ovviamente vi lascerò in descrizione, e da qui clicchiamo su iPhone. Proseguiamo cliccando su alimentazione e carica della batteria, sostituzione della batteria, invia per la riparazione. Inseriamo i nostri dati di accesso ed accediamo al nostro account. Torniamo sul nostro iPhone perché ci verrà inviato sul telefono un'autenticazione a due fattori. Riceveremo il messaggio e potremo proseguire quindi. Una volta poi effettuata l'autenticazione ci verrà chiesto di inserire i nostri dati di spedizione, i nostri dati di carta di credito e poi, dopo che appunto verranno a prenderci il telefono, in 6-10 giorni lavorativi effettueranno la sostituzione e ce lo rispediranno a casa. Bene, quindi per questa guida è tutto.